Bene, siamo ritornati al secondo tempo di questa finale del torneo Under 35, Over 35 per quanto riguarda la WISP di Manfredonia. Ricordiamo che le due squadre che stanno giocando sono esattamente la formazione della Farmacia De Cristofaro di Manfredonia contro quella di Mille Motivi, sempre di Manfredonia. La maglia biancorossa è quella di Mille Motivi, mentre la Farmacia De Cristofaro è in maglia completamente nera. Ancora in avanti la Farmacia De Cristofaro in questo momento con il numero 11 Caiaffa, pallone per il numero 14 della formazione in maglia nera, che però non riesce a trovare l'ospedale giusto. Bertozzi quindi si ferma davanti al muro dei biancorossi con Sandro Salici, che adesso stanno cercando di imbastire un'azione offensiva. Pallone invece che va indietro a Valente. Valente passa ancora la sfera alla Forgia. La Forgia tenta di avanzare al centro del campo. Pallone per Nunzio Zero. Nunzio Zero si vede marcato e quindi tenta l'azione sulla fascia laterale. Non riesce però nel suo tentativo. Riprende il numero 3 del Pepe dei biancorossi, ma anche il suo tentativo è vano. Imbastisce l'azione offensiva in questo momento Caiaffa per la Farmacia di Cristoforo. Pallone sulla sinistra del campo, ancora la sfera in avanti per Rizzelli. Rizzelli tenta di trovare un compagno libero, ci riesce, trova il numero 22 che si disimpegna però malamente, anche se D'Angelo fa buona guardia e passa ancora indietro la sfera per il 14 Bertozzi però non riesce nel suo intento e quindi si riprende con una rimessa in gioco da parte di Valente, che riesce a trovare libero sul settore sinistro del campo Pepe per il calciatore della formazione biancorossa, il numero 8 Zero Raffaele. Non è di buone intenzioni però Catalano, si ferma così l'azione offensiva della formazione biancorossa con Salice che tenta di trovare Cotrufo nella veste di playmaker, però pallone che finisce in fallo laterale. Bella presenza di pubblico, Antonio, oggi qui a Miramare, tribuna abbastanza piena, ma non è il pubblico delle grandi occasioni, specialmente di qualche anno fa al torneo estivo. Beh, certamente sì, non è il pubblico delle grandi occasioni, però vi è una nutrita presenza di pubblico che certamente ama questo torneo e puntualmente quando si tratta di assistere alla finalissima non manca, quindi possiamo essere veramente soddisfatti di coloro che nonostante il caldo torrido siano venuti qui allo stadio Miramare per assistere a questa bella finale. Sì, c'è un fallo forse di D'Angelo nei confronti di un calciatore biancorosso, credo che non sia un fallo scorretto, sono andati nel contrasto uomo contro uomo, sono andati abbastanza duri tutte e due, però non credo che ci sia volontarietà del fallo di D'Angelo nei confronti del calciatore della formazione biancorossa. Credo che si tratti più di un'azione di gioco che non di un fallo. Antonio, tu come l'hai vista? Sì, un normale fallo di gioco, sanzionabile, ma nulla di più. Sì, è Pepe che è rimasto vittima della spallata di D'Angelo, ancora per la formazione della Farmacia De Cristofaro, per D'Angelo nei vesti di playmaker, pallone che però non viene raggiunto in maniera adeguata dal compagno di squadra di D'Angelo, che però nel tentativo di rimettere il pallone in gioco batte la testa a terra, quindi c'è un piccolo infortunio per D'Angelo. E siamo arrivati al quarto minuto e 19 secondi del secondo tempo, il risultato è sempre fermo sullo 0-0 tra la Farmacia De Cristofaro e Mille Motivi Manfredonia di Matteo Latorre. Si riprende D'Angelo subito immediatamente dopo le cure dei medici della Croce Rossa di Manfredonia, che come al solito fanno un lavoro encomiabile in queste occasioni, quindi si dovrebbe riprendere con una punizione o con un fallo laterale, anzi, che l'arbitro ha sancito nei confronti della formazione in maglia nera, cioè della Farmacia De Cristofaro. C'è ancora un batti e ribatti tra D'Angelo e numero 8, Zero Raffaele della Mille
motivi, riprende però Cotrufo che largo lascia il pallone a Catalano nelle vesti ancora una volta l'ispiratore della manovra di gioco. C'è fallo di D'Angelo su Zerulo, però si riprende immediatamente con Catalano che tira in maniera un po' sbilenga, però pare che ci sia un fuorigioco, Antonio, è un offside che è stato ravvistato dall'arbitro, anzi no, ce l'ha rimessa in gioco. No, ce l'ha rimessa dal fondo. C'è rimessa dal fondo, quindi niente offside, si dovrebbero accendere le luci qui a San Siro, come diceva una canzone del buon Vecchioni, si dovrebbero accendere le luci a Miramare, perché la luminosità è un po' scarsa, Antonio. Sì, certamente sì, le giornate cominciano ad accorciarsi e siamo alle 8:05 e credo che fra un quarto d'ora, 20 minuti sarà buio, insomma. Quindi e pertanto si rende necessario accendere l'illuminazione artificiale, è ovvio. Un'illuminazione che purtroppo con gli anni è venuta a essere deficitaria per via della mancata manutenzione straordinaria. Quindi vedete le luci, ne sono appena due o tre massimo per ogni palo. Si parlava negli anni scorsi, nei giorni scorsi, nei mesi scorsi di un completo restyling del Miramare qualora il Miramare fosse stato affidato in gestione al Manfredonia Calcio. Anche la manutenzione straordinaria però vogliamo ricordare che non rientra nella convenzione, o meglio non rientrava nella convenzione con il Manfredonia Calcio, ed era una cura assolutamente appannaggio dell'amministrazione comunale. Si riprende con una bella giocata del numero 14 Bertozzi, che aveva trovato Rizzello libero in avanti. Si riprende però con Michele D'Ambrosio, che vedo che ha ripreso tutta la sua verve agonistica dei tempi migliori. Catalano, questo furetto che nonostante l'età riesce ancora una volta a impazzire la difesa avversaria, e la luce è anche abbastanza scarsa. E ci aspettiamo poi, Antonio, credo che sono state fatte tantissime promesse dopo la termine di questo torneo over 35. L'assessore La Torre aveva promesso che dovevano partire i lavori del Miramare, ma io sinceramente sono molto dubbioso. L'amico La Torre è una persona molto cara, però credo che ci sono serie difficoltà, secondo il mio modestissimo punto di vista, di vedere un rifacimento di questo terreno di gioco nel giro di qualche settimana. Ma il rifacimento dell'intero terreno di gioco secondo me è improponibile, è impensabile, ma noi auspichiamo che perlomeno venga in qualche modo sistemata la parte del terreno di gioco limitrofa alla gradinata, che è davvero ammalorata, quindi lo si nota anche da qui, ci sono degli avvallamenti che possono chiaramente nuocere alla salute fisica dei calciatori, e pertanto spero che il comune possa, diciamo, provvedere almeno a far sostituire dei lembi di terreno di gioco per far sì che vengano eliminate quelle parti ammalorate, perché è impensabile quindi sostituire l'intero terreno di gioco, perché sai benissimo che dovrebbe essere indetta un'asta, una gara d'appalto, e i tempi non lo consentirebbero per poter far poi disputare al Manfredonia Calcio l'inizio del campionato sul proprio terreno di gioco. Volevo dire che mi piace molto anche come sta dirigendo la gara l'arbitro, è abbastanza perentorio, credo che fino adesso abbia tenuto in mano la partita, Antonio. Sì, guarda, nulla questio, cioè non ho assolutamente nulla da rimproverargli. Attenzione, c'è questa azione di gioco da parte della farmacia De Cristofaro, però il Lauriola Michele non riesce a portare a termine il proprio compito perché aveva ravvisato un fallo di Rizzelli nei confronti di Michele D'Ambrosio. Stavamo parlando dell'arbitro, sì, Antonio. Non ho assolutamente nulla da rilevare in negativo nella prestazione arbitrale di Giuseppe Guerra, perché è un arbitro che è comunque sempre vicino all'azione, le valutazioni le ho condivise per intero, i provvedimenti disciplinari che sono stati assunti sono stati tempestivi e comunque hanno avuto quel carattere di prevenzione che ha fatto sì poi di evitare, diciamo, che la gara potesse in qualche modo rovinarsi, perché se poi non fai prevenzione in campo possono succederne di tutti i colori. Invece quando assumi al momento giusto i provvedimenti giusti fai da deterrente anche per gli altri calciatori, quindi lanci un messaggio molto chiaro agli altri: bisogna giocare a calcio, evitare praticamente quei comportamenti
scorrette e quelle condotte scorrette, ovviamente. Complimenti per questa disamina tecnica, Antonio, sempre preciso e puntuale nei tuoi commenti. Ho seguito con molta attenzione proprio questi passaggi sull'arbitro e mi sono molto piaciuti. Si riprende con la formazione della De Cristofaro. C'è un offside chiarissimo, Antonio, anche se la De Cristofaro ineccepibile lamenta, il numero 20 specialmente, Iaccarino ha protestato più volte, ma credo che il fuorigioco era nettissimo. Pepe sulla sfera, pallone sulla sinistra del campo, Pepe dall'altra parte per Sandro Salice, pallone lungo per il numero 4 Mantuano, ancora Nunzio Zerulo alla testa della lunetta, non riesce a passare, c'è questa azione offensiva adesso di Caiaffa per Rizzelli da solo, si avventa nell'area di rigore, viene atterrato da Pepe, ma non credo che sia fallo questo qui, credo che c'è stato un piede forse un po' malizioso, Antonio, ma non credo sia un fallo netto questo. Cosa ne pensi, Antonio? Ma diciamo, a me è sembrato che l'aggancio ci sia stato lì, diciamo, su Rizzelli, secondo me il fallo andava sanzionato. Chiaro, c'è, cioè, lo ha toccato, non è stato un fallo eclatante. Rizzelli è certamente uno di quelli che non simula, però, cioè, se lo avesse fischiato l'arbitro non avrebbe sbagliato. Quindi è stato toccato, è chiaro che è stato toccato, non è sembrato un fallo plateale. No, non è stato un fallo, diciamo, plateale, però in quei casi il difensore, certamente per evitare che l'arbitro fischi, tocca e non tocca l'attaccante, quindi, cioè, fa il fallo, lo fa in maniera molto velata, però in quel caso l'aggancio c'è stato e quindi, a mio avviso, quella condotta andava sanzionata dal punto di vista tecnico. Siamo arrivati al 12esimo, 28 secondi del primo tempo, del secondo tempo al meglio di 40 minuti. La finale del torneo Ove 35 Wisp a Manfredonia tra la farmacia De Cristofaro e Mille Motivi, sempre di Manfredonia. Vogliamo salutare il nostro carissimo amico Dino Della Torre. Ciao Dino, che ci stai seguendo, un grande abbraccio da Giovanni e da Antonio Castriotti. Ciao Dino, sei un leone, Dino. E allora riprendiamo la nostra telecronaca con Pepe, ancora pallone per Zerulo, questa volta non trova uno sbocco offensivo, si riprende con un fallo laterale per quanto riguarda la farmacia De Cristofaro, il pallone viene rimesso in gioco dal numero 2 Triscioglio, riesce a prendere la sfera il 22, cioè l'Aureola Michele, però c'è il fallo laterale, la rimessa sta per essere battuta da Pepe. Pepe trova ancora in la forgia il proprio disimpegno per Salice che sta registrando in maniera encomiabile la difesa della Mille Motivi, pallone in avanti, respinge Carbonelli di testa, un po' sottotono oggi Cristiano che sta registrando una difesa che deve far conti con un Nunzio Zerulo oggi in forma strepitosa. Ancora Cotrufo in avanti per Zerulo che però fa velo per la forgia per Pepe riesce a superare Iacoviello, si accentra in area di rigore, Pepe non trova un proprio compagno di squadra, smarcato, l'azione di rimessa offensiva ad D'Angelo per Rizzelli, sbaglia completamente il passaggio, troppo lungo D'Angelo per Rizzelli, riprende ancora una volta Zerulo per il calciatore Sandro Salice, pallone in avanti che però viene preso facilmente da Bruno, manca all'aggancio il numero 11 Mendolicchio, pallone per Bruno non trova nessun compagno di squadra smarcato e quindi si riprenderà con questa lunga rimessa da parte di Bruno nei confronti della squadra avversaria di Mille Motivi, che riprendono con Cotrufo lungo lancio per Catalano, attenzione Catalano, fa buona guardia Bruno,
Devo dire che sembrano proprio le squadre schierate come a scacchi, sono molto precise nelle marcature, nel porsi in campo. Ancora Zerulo, attenzione a Zerulo, pallone che viene rinviato da Brigida, Catalano ancora sulla sfera per Zerulo, tenta l'azione individuale, non ci riesce, però c'è un fischio perché forse è stato preso il pallone con la mano. No, non ho capito questa punizione a favore della Farmacia. C'è stato un controllo di mano. Ecco ancora la squadra della Farmacia De Cristofaro che non riesce a trovare l'azione offensiva. La Farfalletta ancora si propone in avanti, Farfalletta sul settore sinistro del campo, pallone al centro, lungo per Catalano, pallone che finisce fuori, ci sarà la rimessa. Antonio, vedo che le squadre stanno un po' accelerando in questo momento. Beh, è chiaro, il tempo passa e certamente mille motivi, che era la squadra probabilmente più accreditata a vincere questo torneo, sta cercando in qualche modo di entrare nella difesa della Farmacia di Cristoforo, di segnare il gol che poi le consentirebbe probabilmente di vincere il torneo o comunque sia di aprire questa partita. Non è affatto semplice perché la stanchezza sta venendo fuori, le squadre, come hai detto bene, sono ben disposte in campo, tutti gli spazi vengono chiusi, si gioca un po' con palle lunghe e niente, una partita molto ma molto equilibrata. Può essere comunque che il gol venga segnato anche dalla Farmacia di Cristoforo, quindi non è da escludere. Ecco, assistiamo adesso a una segnalazione di fuorigioco. Un fuorigioco anche abbastanza dubbio questo, Antonio. Vedo che Matteo D'Arienzo si sta lamentando, anzi non è fuorigioco, c'è un fallo. Matteo D'Arienzo si sta lamentando, non ho capito per quale motivo. Sì, c'è una, c'è Rizzello che va a protestare nei confronti del guardalinee, Luciano Papagna. Vediamo che cosa è successo. Antonio, sinceramente non ho capito quello che è successo. Questo è un fuorigioco di rientro, non capisco quale problema si sia potuto adesso evidenziare. È un semplice fuorigioco di rientro e ti dicevo, Giovanni, che certamente la partita è molto equilibrata, però ricordiamolo che la squadra mille motivi nella fase iniziale della partita ha dovuto fare a meno di La Torre Giuseppe, che è l'attaccante su cui chiaramente questa squadra riponeva tutte le proprie velleità, diciamo, e quindi la possibilità di segnare delle reti ovviamente. Sì, e questa è stata un po' la partenza ad handicap per quanto concerne la formazione di mille motivi in tenuta bianco-rossa. Ancora Pepe sul settore sinistro del campo, pallone per Farfalletta, Farfalletta non trova nessun compagno di squadra smarcato, tenta un disimpegno per Mantuano però sbaglia completamente il passaggio, Brigida trova lungo sul settore sinistro del campo, ancora Rizzelli viene contrastato abbastanza bene, c'è un fallo però secondo l'arbitro di Rizzelli ai danni del calciatore Cotrufo. Mi sembra un po' azzardata questa decisione, Antonio. Guarda, in effetti diciamo è un borderline questa tipologia di fallo, però siccome la partita si sta un po' incattivendo, a quel punto l'arbitro purtroppo è costretto a fischiare tutto, perché diversamente tutti quanti poi si sentirebbero autorizzati a dire la loro e quindi il campo diventerebbe una caciara e quindi tutte le prestazioni diventerebbero sindacabili. Tutte le valutazioni, chiedo scusa, diventerebbero sindacabili. Antonio, allora abbiamo parlato della illuminazione del campo, le luci si sono spenti e adesso non vorremmo che la finale venga sospesa. Beh, sarebbe veramente una grande iattura, a meno che poi non si chieda al pubblico di utilizzare gli accendini. Vabbè, siamo al 19°. Adesso ci pensa Peppino a sistemare tutto. Siamo al 19°, 17 secondi, 0-0 la finale, ricordo, tra la Farmacia di Cristoforo e Mille Motivi. Ancora la formazione dei Mille Motivi in avanti con Catalano trova libero un proprio compagno di squadra, nessuno ne approfitta, pallone che finisce fuori. Fino a quando l'arbitro è tenuto a far giocare la partita, Antonio? Fin quando ci sono condizioni di visibilità. Beh, è chiaro che poi vengono effettuati dei controlli, e a quel punto l'arbitro, se ritiene che non ci sia, ad esempio adesso come adesso è possibile giocare la gara,
però fra 10 minuti probabilmente non sarà più possibile, perché si fa un controllo da una porta all'altra porta. Se non c'è la visibilità giusta, è chiaro. Voglio ricordare che sono in questo momento proprio 20 minuti giocati, restano da giocare altri 20 minuti. 20 minuti più l'eventuale recupero. Recupero, eventuali tempi supplementari se dovesse finire sullo 0-0 e calci di rigore. Quindi ove mai non venga ripristinata l'illuminazione artificiale, si corre anche il rischio che la partita debba essere ripetuta. Oppure non, il regolamento dice che in questi casi si riprende da dove è stata sospesa. Comunque c'è adesso un fallo a favore della formazione di mille motivi. Dicevo Antonio, c'è la possibilità di riprendere la partita laddove è sospesa? Ma non credo, cioè io non so se lo preveda il regolamento UISP, questo francamente lo dovremmo appurare al termine della gara, ove mai diciamo la gara fosse sospesa, ma credo che dovrà essere ripresa dall'inizio, credo. Ecco, vogliamo ricordare che nello staff di questa telecronaca c'è anche Antonio Baldassarre, il nostro carissimo amico Antonio Baldassarre, sempre preciso e puntuale con le sue cronache, curerà le interviste nel dopo partita, che ha curato anche le interviste tra il primo e il secondo tempo. Chiediamo ad Antonio se magari può vedere di trovare una soluzione con Orazio Falcone per sapere, qualora le luci non si dovessero accendere, che cosa succede alla partita. Ma io intanto spero che il buon Peppino Ussato ponga rimedio alla cosa, perché comunque sarebbe un peccato anche per tutta la gente che c'è qui in tribuna che la partita non continui regolarmente. Poi davvero adesso mi informo da Orazio, dal presidente UISP, Manfredonia e Gargano, perché penso abbiano una soluzione anche per questa evenienza, cosa che tra l'altro negli ultimi 24 anni non si è mai verificata, perché comunque finché c'è, le luci hanno sempre funzionato, quando non c'erano si è giocato in tempo perché la luce naturale fosse sufficiente. Adesso c'è questa punizione di Michele D'Ambrosio, della quale si occuperà sicuramente Michele D'Ambrosio, molto dubbia perché la palla era in altra direzione, però adesso vedremo se il piede di Michele D'Ambrosio farà ancora... Però, ecco, sarà preciso come in altre circostanze. Ecco, però vedo che proprio Orazio Falcone sta parlando con la panchina della formazione De Cristofaro, e da quello che sto capendo forse c'è proprio il problema di non riuscire a battere questo calcio di punizione, perché forse il portiere si rifiuta, non è da escludere, ecco, si rifiuta di quando ecco. Ripasso il microfono ad Antonio Castriotta. Antonio, credo che i giocatori della farmacia De Cristofaro si rifiutano di continuare e i cronometri si fermano a 22 minuti del secondo tempo sullo 0-0, cioè, Antonio. Dal punto di vista regolamentare non è che sono i calciatori che possono rifiutarsi di continuare una gara, ma è l'arbitro che deve verificare se c'è visibilità in campo e quindi indurre, poi imporre ai calciatori la continuazione della gara sino al punto in cui secondo l'arbitro, secondo il giudizio dell'arbitro insindacabile ovviamente, non vi è più quell'illuminazione tale, quindi naturale, da consentire la prosecuzione della gara. Eh sì, allora si sta proprio discutendo di questa evenienza, siamo stati un po' una specie di Cassandra, caro Antonio, abbiamo vaticinato. Abbiamo gufato praticamente questa situazione, ma sinceramente io quando ho visto i due LED lì accesi, come sembravano due lumicini, mi sono anche un po' rivergognato, insomma, che uno stadio del genere possa avere un tipo di manutenzione veramente scadente, e questo non fa onore sicuramente. Diciamo che l'incontro avrebbe dovuto iniziare alle 6:30, alle 18:30 ed è iniziato alle 7:10, quindi con circa 40 minuti di ritardo, Giovanni. Sì, perché sicuramente adesso la partita sarebbe finita. Però ecco, purtroppo il problema c'è e quindi vediamo un po' che cosa succede. Nel frattempo chiediamo ad Antonio Baldassarre di appurare un po' la situazione in modo tale da vedere anche noi cosa dire ai nostri telespettatori, che vogliamo ricordare sono in diretta con il sito di Manfredonia TV e quindi vogliamo capire ancora anche noi qualcosa in merito allo svolgimento di questa
partita, Antonio, che credo che questo momento proprio non possa svolgersi nel migliore dei modi. Antonio. Sì, no, adesso cercavo in effetti di capire cosa potrebbe accadere. Cercavo di contattare anche tramite Antonio Baldassarre il presidente della WISP, quindi Orazio Falcone, per avere lumi in ordine alla prosecuzione o meno di questa gara. Però credo che se non fosse ripristinata l'illuminazione artificiale, beh, è evidente che questa gara deve essere chiaramente sospesa, perché l'avevo preventivato, alle 8:30 fa buio e quindi in campo la palla non la vedi più circolare, diventa difficile, e quindi è evidente ed è normale, della situazione più logica quella di decretare la fine della gara in anticipo, ovviamente. Intanto sentiamo delle voci che provengono dallo stadio, dal campo di calcio. Non è chiara ancora la situazione, però è chiara che la partita è sospesa, e nel frattempo noi andiamo un po' l'impronta per quanto concerne la nostra telecronaca, proprio in maniera, come si dice, estemporanea, cercando anche un po' di improvvisare, perché non abbiamo sotto questo punto di vista una situazione molto chiara sul proseguimento o meno della gara. C'è stato un episodio che ho scritto anche in uno dei miei libri della storia del calcio sipontino, in cui il torneo estivo nel 1961 si chiamava Coppa Vaira, la finale non fu disputata diciamo una volta sola, ma fu disputata due volte, perché nel corso della finale successero delle intemperanze tra i giocatori e per motivi di ordine pubblico la stessa partita fu rinviata al giorno successivo e si giocò a San Giovanni Rotondo. Questo almeno quello che dicono gli annali della storia del football locale, e quindi sicuramente non è questo l'unico precedente nella situazione che oggettiva che ci troviamo. Peccato però che mancano solamente 18 minuti alla fine della partita, per cui solo 18 minuti mancavano per chiudere questo match, con una situazione di luci che però è abbastanza deficitaria. Vediamo, c'è un grosso parlottare lì alla testa dell'area di rigore, Antonio. Non ho capito che cosa vogliono fare i calciatori. Ma io, diciamo, se fossi stato nell'arbitro, intanto l'avrei continuata la partita, perché credo che siano almeno 10 minuti di sospensione, sì. Quindi intanto la partita sarebbe andata avanti per ulteriori 10 minuti. E dopo, chiaramente, magari nei 10 minuti si riusciva a ripristinare anche l'illuminazione artificiale, quindi era fatta. Invece adesso si è persa anche la possibilità di continuare a disputare quei 10 minuti dove la visibilità era ancora, non dico ottimale, però vi erano tutti i presupposti per poter continuare a giocare. E niente, è chiaro che adesso diventa difficile riprendere questa partita, perché poi ognuno dice la sua, ma è chiaro, lì l'arbitro avrebbe dovuto essere deciso in quell'occasione. Secondo me vi erano i presupposti per poter continuare a disputare la partita. Beh, è chiaro, essendosi fermato ha in qualche modo decretato la fine anticipata della partita, salvo che non venga ripristinata l'illuminazione artificiale, ma a questo punto la vedo veramente un'impresa ardua. Non riesco a capire cosa sia accaduto. Evidentemente ci sarà, purtroppo, con il fatto che si utilizzano tantissimo i condizionatori in questo periodo, probabilmente non c'è quella tensione giusta per far sì che l'illuminazione artificiale possa tornare in funzione. E quindi non so cosa intenderanno fare. Antonio, io direi di prendere una soluzione un po' diplomatica. Vogliamo fermare un attimo la nostra telecronaca, proprio per capire bene cosa stia succedendo, e poi riprendere fra qualche minuto. Beh, chiaro, credo che sia la soluzione migliore, quindi ci aggiorneremo anche noi per dare delle notizie chiaramente più esaustive
a coloro che ci stanno seguendo in questa nostra telecronaca del torneo Over 35, che ricordiamolo a coloro che si sono in questo momento collegati con la diretta streaming, questo torneo è stato sospeso al 20° del secondo tempo e sono circa 10 minuti e più che sospeso per via della mancanza della illuminazione artificiale. Perfetto, allora noi ricordiamolo, eccolo, si stanno riaccendendo le luci, però Antonio, una lampadina sola sulla destra, credo che sia abbastanza poco, e quindi c'è questo calcio di punizione che sta per essere battuto dalla formazione capitanata da Michele D'Ambrosio. Da D'Ambrosio in persona. D'Ambrosio sul pallone, che si incaricherà di battere questa punizione. Michele è famosissimo per i suoi calci di punizione, ma non batte Michele D'Ambrosio, batte Zerulo, il pallone che finisce in calcio d'angolo, con l'altro Zero Nunzio che si incarica di battere questo calcio di punizione. Attendiamo Baldassare che ci va a far sapere qualcosa in merito ai provvedimenti su questa sospensione. Attenzione ancora la squadra biancorossa in avanti, grande occasione persa dal numero 16 La Forgia, si riprende con la rimessa in gioco da parte del portiere Bruno della formazione della Farmacia De Cristofaro. Proprio siamo ripiombati completamente nel buio, il centrocampo è in pratica sprovvisto di qualsiasi illuminazione. Sì, è una cosa veramente ridicola questa. Questa finale sarà ricordata anche per la scarsissima illuminazione, caro Giovanni. Cioè, ci sono delle zone di ombra pazzesche, cioè. Ma io penso, se una cosa del genere fosse successa durante la partita del Manfredonia, avremmo avuto la partita persa a tavolino. Beh, è chiaro. Anche se ricordo che l'anno scorso c'era una squadra che a fine partita forse era stata sconfitta, non mi ricordo quale, aveva chiesto, voleva fare reclamo per mancanza di luce all'interno del campo di gioco. E adesso ancora la squadra biancorossa in avanti con Farfalletta, grande occasione persa da Mantuano. Ma certo, una palla che attraversa tutta l'area di rigore, non c'è nessuno che Arpione segna, e questa è stata una grande opportunità per la squadra di mille motivi per portarsi in vantaggio sulla squadra Farmacia De Cristofaro. Sì, siamo ormai arrivati negli ultimi 15 minuti della partita, per cui in questi 15 minuti saranno fondamentali per quanto concerne il risultato finale, a meno che non abbiano la volontà di andare a fare i tempi supplementari. Però li vedo anche un po' stanchi, perché sinceramente qui non si muove aria al Miramare di Manfredonia, c'è anche un tasso di umidità pazzesco, quindi c'è grossa difficoltà nel giocare, nel prendere aria, nel riuscire a carburare muscoli, cervello e ossigeno. C'è l'arbitro che questa volta fischia però una punizione, anzi no, un fallo laterale a favore della formazione biancorossa. Ancora i biancorossi in avanti, e Catalano, se non vado errato, a perdere il pallone, si riprende con sempre i biancorossi in possesso di palla, pallone per Catalano, entra in area di rigore Catalano, pallone al centro che sbaglia completamente però l'aggancio al centro dell'area più pericolosa del campo di gioco, per cui nulla di fatto fino a questo momento. 0-0 il risultato della partita tra la formazione della Farmacia De Cristofaro e quella della Mille Motivi di Matteo Latorre. Antonio, un po' in difficoltà, un po' di affanno in questo momento le due squadre. Certo che si va un po' in difficoltà, perché poi quando cominciano a mancare le energie si va un po' sulle giocate individuali. Le squadre si allungano e certamente si cerca in qualche modo di creare la giocata per portare in vantaggio la propria squadra. Ecco ancora. Questa è comunque
ma dietro c'è comunque Michele D'Ambrosio, che è oramai nei panni di difensore, prima era un grandissimo centrocampista, ora gioca in difesa. Beh, è difficile superarlo perché ha ancora grinta, velocità, fisicità, tutto. Sì, un bel giocatore D'Ambrosio, sfortunato perché avrebbe meritato categorie superiori. A Manfredonia non ha raccolto quello che doveva raccogliere, perché ricordo che dopo la vittoria del campionato 2003-2004 Michele D'Ambrosio non è stato confermato nella rosa dei Sipontini, per cui Michele meritava ben più palcoscenici più prestigiosi proprio con la maglia del Manfredonia, cosa che invece è toccato a Ivan Romito, il quale vogliamo ricordare che l'unico calciatore del Manfredonia e di Manfredonia ad aver giocato tutte le serie a partire dall'eccellenza fino alla serie C1. Ivan Romito, che peraltro è il terzo giocatore come presenze nella storia di Manfredonia dopo Sasà Cisternino e Gaetano Totaro. C'è questa punizione che sta per essere battuta da D'Angelo per quanto riguarda la formazione della farmacia De Cristofaro. Vediamo che D'Angelo pennella questa punizione in aria, pallone che spiove in maniera pericolosa, pallone per il numero 14 che vuole fare un po' tutto lui, che penso Midi con i milanesi, ma non combina nulla di buono. Ancora sfera su Carbonelli, rispinge la difesa biancorossa in maniera ineccepibile, la forgia sul numero 22 della formazione in maglia nera. C'è anche una munizione di Rizzello. Michele D'Ambrosio batte questa punizione. Mancano all'incirca 10 minuti alla fine del secondo tempo e del match. Matteo D'Arenzo cerca di dare dei buoni consigli ai propri calciatori, mentre vedo un po' nervoso Franco Grasso, patron e coach dei neri. Ancora in avanti Pepe cerca di trovare uno spiraglio in mezzo alla difesa avversaria, non ci riesce, però viene atterrato Mantuano e quindi si riprende con un calcio di punizione, anzi no, viene atterrato uno della formazione della farmacia di De Cristofaro e si riprende con un calcio di punizione a favore della farmacia De Cristofaro. Antonio, praticamente visibilità ai limiti della decenza. Beh, certo, voglio dire, diventa difficile giocare una partita. Noi da qui abbiamo, diciamo, la luminosità sicuramente migliore rispetto a quella che hanno loro in campo, perché posso garantirti che in campo non si vede assolutamente nulla. Poi è normale che si faccia fallo e che se non si riesca ad intercettare il pallone, quindi è tutto normale, Giovanni. Sì, si agita anche a bordo campo Orazio Falcone, che nella sua veste di dirigente accompagnatore è uno dei dirigenti del Manfredonia Calcio, e quindi adesso si riprende con i sanitari nel campo che tentano di dare le cure al calciatore che sta a terra. E effettivamente c'è questa umidità che ci sta mettendo in condizione di grondare sudore in maniera copiosa. Sinceramente pensavo che fosse un po' più ventilata questa zona del Miramare, invece è veramente difficile commentare, vedere una partita con un caldo terrificante come questo. D'Angelo, pallone al centro, ancora per Rizzelli però viene strattona, anzi secondo l'abito prende il pallone con un braccio e quindi si riprende con un calcio di punizione a favore dei biancorossi. È molto nervosismo, Antonio, c'è nervosismo in campo in questo momento. Ma sì, c'è nervosismo perché chiaramente si perde lucidità. È chiaro che non è assolutamente semplice disputare una partita con queste condizioni di luce, insomma, vi è scarsissima visibilità e quindi anche le giocate diventano difficili, le squadre sono timorose di poter subire un gol da un momento all'altro perché è chiaro, non vedi nulla e quindi si accentua anche un po' di nervosismo. Sì, adesso si riprende con Rizzelli,
che tenta ancora una volta un disimpegno offensivo, Farfalletta fa buona guardia, bravo questo ragazzo che si smarca in maniera eccellente di un avversario, pallone a centro per il numero 11 della formazione biancorossa, ma il pallone non ha nessuna efficacia. Mancano esattamente adesso 6 minuti alla fine della partita, 0-0 il risultato, non si è sbloccato fino a questo momento il risultato e quindi molto probabilmente andremo ai supplementari, a meno che di gradite sorprese che metteranno in condizione una delle due squadre di portare a termine la partita e quindi vincere il torneo, ma vediamo che fino a questo momento la partita si stagna su questo risultato di 2-0-0, due zeri, uno per ogni formazione. Ancora Farfalletta in piena forma, Farfalletta bravissimo a smarcarsi in maniera eccellente, pallone per la sinistra ancora del numero 11 che trova, ecco, il numero trova bravissimo il numero 6 Nunzio Zerulo che segna la rete del vantaggio e quindi mancano esattamente 5 minuti alla fine della partita. Nunzio Zerulo mette una seria ipoteca sulla vittoria finale del torneo, Antonio. Ma certamente sì, con una splendida azione solitaria ne ha saltati tre, appoggiato praticamente sull'esterno, poi è tornato in aria a raccogliere praticamente il passaggio dell'esterno che ha scaricato su di lui, quindi è riuscito a mettere questa palla meritatamente in rete, quindi grandissimo gol. E che dire, in un modo o nell'altro questa partita doveva sbloccarsi e si è sbloccata, e quindi grandi meriti alla squadra Mille Motivi che in qualche modo ci ha creduto di più rispetto all'altra squadra che si è quasi esclusivamente appoggiata sulle giocate individuali di Michele Rizzelli. Sì, effettivamente hanno puntato molto su di lui, una difesa arcigna e azioni in contropiede, un po' più manovriera la formazione di Matteo D'Arienzo, anche se era chiaro che mancava del punto di riferimento in avanti e quindi hanno dovuto inventarsi qualcosa pur di dare una ventata di velleità alle azioni offensive. Ancora Catalano, bravo questo ragazzo a giocare in maniera ineccepibile, pallone per Mantuano sulla sinistra trova completamente smarcati i propri compagni di squadra, si sono adesso allungati abbastanza quelli della formazione dei Mille Motivi, ancora in avanti tentano di aggrapparsi agli ultimi minuti di gioco la formazione della Farmacia di Cristofaro per trovare uno sbocco offensivo, non ci riescono. Ancora la Farmacia di Cristofaro in avanti che tenta di trovare un varco, c'è Zerulo, Raffaele che sta mostrando tutti i suoi denti e la sua grinta proprio per essere maggiormente offensivo, pallone che finisce fuori. Mancano esattamente, Antonio, 3-4 minuti alla fine della partita. Beh certo, credo che salvo miracoli questa partita si concluderà quasi certamente con la vittoria meritata, diciamo, della squadra che ha meglio figurato in questo torneo over 35 unitamente all'altra squadra Risparmio Casa che non ha potuto accedere alla finale e quindi meritatamente avrà vinto questa edizione, anche se su questa edizione resterà purtroppo la macchia di questo inconveniente che si è verificato nel corso del secondo tempo e quindi dell'illuminazione che non ha funzionato e ancora adesso, quindi è evidente che l'illuminazione non sia efficiente, quindi non consenta ad entrambe le squadre di avere una visuale limpida di quelle che sono poi i calciatori presenti sul terreno di gioco e quindi del pallone che con le giocate si muove sul terreno di gioco. Attenzione, ancora Farmacia di Cristofaro davanti, reclama un calcio di rigore, sinceramente un po' azzardato il reclamo, Antonio. Beh certamente sì, cioè, forse molto cercato,
Fallaccio questo qui su Michele D'Ambrosio da parte di Carbonelli, Antonio. Sì, un po' duro, un po' duro. Ineccepibile. Un po' duro Carbonelli, Cristiano, su Michele D'Ambrosio, è andato proprio sull'uomo, ammonizione per Cristiano Carbonelli. È chiaro che questo non fa altro che avvantaggiare la formazione dei mille motivi, perché si sta perdendo tempo e proprio in questo momento sono esattamente 15 minuti che sono trascorsi da quando abbiamo ripreso a la nostra telecronaca, quindi prima mi sbagliavo a dire 3-4 minuti, adesso sono 3-4 minuti, anzi sono esattamente 3 minuti che si dovranno giocare per portare a termine la partita, quindi avevo visto male il cronometro, quindi sono 3 minuti per portare in conclusione questo torneo over 35 organizzato dalla WISP con la formazione adesso dei mille motivi di Matteo Latorre in vantaggio sulla Farmacia del Cristofaro per 1-0, gol di Nunzio Zerulo praticamente a metà secondo tempo, gol che sta portando una vittoria nella formazione biancorossa, che forse ha meglio giocato questa seconda parte della partita rispetto a quella della Farmacia De Cristofaro. Ma infatti, Giovanni, te lo avevo anticipato che certamente durante l'intervallo che ha preceduto poi l'inizio della seconda frazione di gioco, Matteo D'Arienzo avrebbe chiamato a sé la propria squadra e le avrebbe fornito le giuste indicazioni per affrontare la seconda frazione di gioco in modo diverso rispetto a quanto avevano fatto durante la prima frazione di gioco. E in effetti, diciamo, a parte, diciamo, il periodo dell'interruzione, vi è da dire che c'è stata maggiore manovra da parte della squadra Mille Motivi. Adesso abbiamo un'azione d'attacco molto molto efficiente e pericolosa, quindi vediamo che la squadra Mille Motivi sta chiudendo questa partita con il possesso palle, quindi sta cercando in tutti i modi di segnare anche il secondo gol, che spegnerebbe ogni velleità da parte dell'altra squadra e quindi della Farmacia di Cristofaro. Sì, buon gioco quella della formazione dei Mille Motivi, un gioco abbastanza lineare e anche abbastanza facile nelle intuizioni dei calciatori di trovare Farfalletta e Catalano come punti di riferimento in avanti. Ancora Catalano per Nunzio Zerulo, la mossa di spostare Nunzio Zerulo al centro dell'attacco da parte di Matteo Lorenzo è stata vincente, anche perché Nunzio Zerulo giocava un po' a ridosso delle cosiddette punte, e adesso invece, dando una maggiore fiducia a Nunzio Zerulo, la formazione dei Mille Motivi ha trovato anche l'assist vincente per portare a casa l'unico gol di questa gara, con Catalano e Farfalletta che sono gli autentici cursori, con Michele D'Ambrosio a fare da perno a centrocampo e con Sandro Salice e Zerulo Raffaele che sono stati gli argini della difesa da parte della formazione di Matteo Latorre. Per quanto concerne ancora una volta il nostro commento tecnico, prima di chiudere la partita vogliamo ringraziare veramente di cuore il nostro carissimo amico Andrea Colaiani, che ha curato la parte tecnica, la regia e tutta la redazione di Manfredone TV, e soprattutto vogliamo dire che alla fine dell'incontro ci saranno le interviste, che però andranno in differita e non in diretta streaming, perché la nostra diretta finirà al termine della partita con i festeggiamenti da parte della squadra avversaria qualora non si raggiungerà il risultato di pareggio. Ma siamo già arrivati al 18° e 15 minuti dal momento in cui si è ripresa la partita, quindi siamo abbondantemente in una situazione in cui la partita dovrebbe essere già finita, a meno che l'arbitro non voglia dare dei recuperi. Antonio, no, credo che sia stata sospesa qualche minuto di recupero certamente lo potrà dare, però siccome qui ci sono le sostituzioni volanti e in effetti non ci sono state, credo, assistenze mediche, forse una soltanto, credo che darà un paio di minuti di recupero, ma siamo credo nei secondi finali di questa gara, perché se è stata sospesa al 22° e quindi 18 sono 40,
credo che in effetti si stiano giocando veramente i secondi finali di questa partita. Sì, quindi se la matematica non è un'opinione, se i nostri conti non sono sbagliati, siamo veramente agli sgocci della partita. C'è un fallo tattico da parte di Pepe su Rizzelli, un fallo tattico per perdere tempo. Adesso ci mette lo zampino pure Farfalletta a far trascorrere i minuti, i secondi molto preziosi per la vittoria finale. Per quanto concerne la formazione di Matteo D'Arienzo, entra il numero 19 Alvaro, che aveva giocato quasi tutto il primo tempo. C'è Adriano Carbone che saluta con affetto Nunzio Zerulo. Adesso c'è D'Angelo Lorenzo che vuole trovare uno spiraglio nell'azione offensiva della Farmacia di Cristoforo, non ci riesce perché di testa rinvia la difesa della Mille Motivi. Un nome molto difficile da ricordare questo, ma vediamo ancora in avanti la squadra biancorossa che con Zero Raffaele vuole trovare uno spiraglio lì in avanti con Catalano, che riesce però a guardare la sfera. Molto bravo Catalano entra in area di rigore, viene atterrato, ma l'arbitro non dà nessun accenno di dare il penalty, anche perché non ci sembra un fallo grave quello che è stato commesso ai danni di Catalano. Pallone adesso per Rizzelli sulla sinistra, tiro di Rizzelli, facile preda di Valente che riesce a contrastare questo tiro molto insidioso di Rizzelli. Antonio, qui abbiamo completamente splafonato, non ho capito per quale motivo, perché abbiamo interrotto al 22esimo, siamo al 20esimo della ripresa del tempo, però non lo so se sta ricominciando un'altra volta il secondo tempo. No, non credo proprio. Insomma, finito, no? Ma anche dalle panchine sto notando che invitano l'arbitro a consultare il cronometro. In effetti adesso la partita è finita. Ecco qui. Benissimo, finisce. È appena terminata. Finisce il torneo over 35 Wisp di Manfredonia, della sezione Manfredonia Gargano, con la vittoria di 1-0 dei Mille Motivi di Matteo Latorre, squadra biancorossa. Secondo tempo, ma un gol di Nunzio Zerulo chiude le vellità e dà la vittoria finale alla formazione allenata da Matteo D'Arienzo e presieduta da Matteo Latorre. Quindi vince Mille Motivi la formazione biancorossa del torneo over 35 della Wisp. Antonio, commento tecnico della gara. Sì, credo che abbia meritatamente vinto questo torneo. Adesso, al di là della finale che ha comunque disputato giocando bene, più Farmacia di Cristoforo al primo tempo, ma nel secondo tempo poi è venuta fuori questa squadra che ha un tasso tecnico certamente più elevato rispetto alla formazione Farmacia di Cristoforo. Ricordiamolo che la squadra Mille Motivi ha perduto nella parte iniziale della partita, ha perduto l'elemento più rappresentativo, e quindi Latorre, l'attaccante, che certamente la cui mancanza certamente si è sentita, e quindi in termini finalizzativi poi. Però questo secondo tempo è stato di marca quasi esclusivamente della squadra Mille Motivi, che ci ha creduto, ha cercato in tutti i modi di passare in vantaggio e vi è riuscita con quello scambio veloce e bello che ha poi prodotto l'unica segnatura di questa rete. Mentre dall'altra parte ho visto la Farmacia di Cristoforo più impegnata a non prendere gol e a cercare di segnare, diciamo, di rimessa, facendo poi riferimento sulle giocate di Michele Rizzelli, che credo sia stato l'elemento più rappresentativo e più importante sul fronte offensivo della squadra Farmacia De Cristoforo. Quindi una bella partita, ha prevalso anche una certa, quindi ha prevalso una correttezza tra le due squadre in campo. L'arbitro e la terna hanno ben diretto questa partita e quindi si conclude questa finale con la vittoria meritata della squadra Mille Motivi, che poi tra l'altro all'inizio di questo torneo era considerata tra le squadre più accreditate insieme alla squadra Risparmio Casa
a poter vincere questo torneo. E in effetti quello che si preventivava poi si è verificato. Quindi complimenti a chi ha vinto e quindi alla squadra a mille motivi, e complimenti anche a chi è arrivato secondo, perché nonostante avessero un organico meno importante rispetto ad altre formazioni più accreditate, sono riusciti con la caparbietà e con l'impegno, ben diretti anche da mister Grasso, a raggiungere questa finale, perdendola diciamo soltanto per una rete. Perfetto, grazie Antonio, grazie a Diego Laianni, un saluto a voi da Giovanni Nissanti, da Manfredonia TV. Si conclude questa nostra telecronaca dallo stadio Miramare di Manfredonia. Grande Dino, un abbraccio, un grande saluto a te da parte della nostra redazione. Con questo è tutto, buona serata a tutti da Manfredonia e dallo stadio Miramare.